Baronessa, avete mentito o no a Sua Maestà la Regina di Francia? Scegliete le vostre parole con cura, madame, perché potrebbero essere le ultime. Una donna fa qualunque cosa per amore di sua figlia, vostra maestà. Forse senza volerlo mi sono lasciata trasportare. Madre, ma come avete osato? Vostra maestà, sono vittima anch'io di questa congiura. Ha mentito a voi e a me e mi vergogno del fatto che sia mia madre. Come osi tradirmi così, piccola ingrata? Vedete cosa mi tocca sopportare? Silenzio, tutte e due. Santo cielo, ma fanno sempre così. Peggio, vostra maestà. Jacqueline, mia cara, mi auguro che tu non abbia niente a che fare con questa faccenda. No, di certo, madre. Io vengo qui solo ad ingozzarmi. Baronessa de Ghent, d'ora in poi sarete privata del vostro titolo. E voi e la vostra orribile figlia sarete imbarcate per le Americhe sulla prima nave disponibile. A meno che, cosa assai improbabile, non parli qualcuno in vostra difesa. Sembra che molte persone siano fuori città. Parlerò io in sua difesa. Ma... comunque sia, è pur sempre la mia matrigna. Vostra Altezza. Marguerite, non penso di avervi presentato mia moglie. Voglio che voi sappiate che vi dimenticherò dopo questo nostro incontro e non penserò mai più a voi. Ma sono certa che d'ora in poi voi penserete a me per il resto della vostra vita. È lecito chiederne la durata? Chiedo soltanto, vostre maestà, che le venga usata la stessa cortesia che lei per anni ha avuto nei miei riguardi. Brigatevi con quel lenzuolo! E dopo aver lavato le tovaglie, potete passare ai tovaglioni e spostarli da là fino laggiù. Marguerite, che c'è? Hai sentito quella donna? Anche tu? Sì, ma io impartisco gli ordini. Cavolo che lo farai! Qua dentro tu sei esattamente come me e cioè un bel niente! Non ti permettere di parlare in quel modo a chi ha sangue aristocratico! E tu, chiudi quella bocca! E ora subito al lavoro. Leonardo, è bellissimo. Consideratelo un regalo di nozze tardivo al tetto.